Ricorderò le fiamme, racconterai di noi, dorati noi, consumati abitanti, luce nera che cancella i diamanti. Noi siamo musica, siamo i nostri passi, noi come gli altri, noi. Narra la leggenda, se Laura non è viola non sei degno di vedere questa terra. Il suono della pesci strani. Stavo scavando molto in basso ed ho sentito un suono alquanto sospetto, e quindi sono sceso ancora, e per mia grande sorpresa sono giunto in una nuova zona. Luci con le piante, con le piante, con le luci. Ho trovato un bel laghetto e ho avvistato i pesci strani. Pesci strani, pesci strani, pesci strani, pesci strani. Mi han portato dai diamanti. Pesci strani, pesci strani, pesci strani, pesci strani, pesci strani. Questi pesci strani, tutti colorati con motivi assai diversi. Uno viola, l'arancione, poi c'è un giallo e pure un verde. Ma tu guarda quanta fauna dentro queste neocaverne. È assurdo questo posto. Vedo una luce, sì, una luce, a me molto familiare. Azzurra scintillante, così bella, cattivante. Sono uno, due, tre, ma dell'altro si nasconde. Finalmente posso urlare, situazione diamantina. Sono 12, son tanti, è tutto merito dei pesci strani. Pesci strani, pesci strani, pesci strani, pesci strani. Mi han portato dai diamanti. Pesci strani, pesci strani, pesci strani, pesci strani, pesci strani. Sono infine tornato a casa. Il mondo era salvo.
Della piaga neanche l'ombra. Tutti stavano bene. Abbiamo festeggiato. Abbiamo gioito. Insieme, i tempi avversi erano stati messi alle spalle. Abbiamo alzato un po' il gomito, lo ammetto. Ma se non festeggiamo adesso, quando? Dopodiché sono tornato a casa. Ho salutato Catan, dato la buonanotte a Ruben. Sono entrato in stanza e ho aperto il mio cassetto per riporre i miei attrezzi, che mi ero ancora tenuto con me nella fretta e nella furia del momento. E l'ho trovato lì. Un lascito di 421. Un'ultima torcia. Ho pensato che fosse giusto, in qualche modo, ricordare anche l'ultimo eroe di villaggio. Quindi l'ho raccolta. Ho preso un accendino. E ho cominciato a rendere onore al pescatore più forte di tutta Grosset. Poi mi sono steso e... oddio. Ho visto un mondo nuovo. Che cosa? Vedo tanti altri eroi di tanti altri mondi diversi che, come me, hanno salvato il mondo dalla piaga. Siamo tutti parte di una sorta di grande torneo. E gli ultimi classificati vedranno di nuovo il loro mondo distrutto. Come sarebbe a dire? Che devo fare parkour? Non tornerai più navigando fino all'alba e tu perderai la via di casa e giù scaverai fin dove un'altra luce ti porterà lontano dai tuoi passi, ma luna che cala, il sole si alza e lui cosa che ti salva e tu capirai che non ti basta un'unica spada di diamanti da portare. E una cava, una casa farò, combattendo la libererò, superficie lo sai tornerò, riportando i tesori che ho. In un mondo che sempre ti ostacolerà. Buonasera a tutti, amici videospettatori, e benvenuti nel primo episodio a chat sbloccata dopo 14 mesi di Minecraft, non più Blind Run. È stato un grande viaggio. Come ho detto già nella live di Pokémon ieri, si tratta chiaramente di uno dei due giochi per i quali volentieri mi cancellerei la memoria e tornerei a non sapere come si fa neanche un banco da lavoro per rivivere tutto quanto il percorso, l'enorme odissea che abbiamo creato insieme.
Certo, sono molto contento che sia avvenuto e che faccia parte ora del mio pedigree Minecraft. Sono ricordi indelebili che mi porterò dietro per sempre. Dall'altra parte, come tutte le cose belle, c'è la certezza che non tornerà più quel senso di scoperta così grande, quella vasta gamma di cose da scoprire, perché neanche una era conosciuta, fino addirittura a non sapere che ci fossero i nemici in questo gioco. E oggi invece non va così. Allora, lasciate che mentre cambio un attimo schermata, scusatemi, ho una chiamata dal mio manager a quest'ora che sa benissimo che sono in live, quindi probabilmente è morto. Scusate un secondo. Ok, niente, si era dimenticato che ero live, non era niente di importante. Scusate. Per un attimo ho pensato che il mondo stesse bruciando. Allora, dicevo, mentre cambio un attimo schermata e aggiorno il sub goal, vi dico perché siamo riuniti qui. Perché magari qualcuno di voi ancora non lo sa. In sostanza, sono stato scelto come uno dei partecipanti, questo vari mesi fa, motivo per cui avevamo bisogno di correre con la Blind Run, come appunto uno dei concorrenti del MCC del TwitchCon di Rotterdam. Che cos'è l'MCC? Una sigla che sta per Minecraft Championships, cioè una sorta di torneo che consiste in vari minigiochi che solitamente si realizza a squadre, ok? Quindi viene portato avanti a squadre e che prevede un pool di minigiochi specifico, dovrebbero essere 16 se non sbaglio, esatto, di Nox Crew, corretto Loris, e infatti io sono in contatto diretto ora con il team di Nox Crew, proprio con il founder di Nox Crew, che quindi patrocina in primo luogo, ok, questa iniziativa. Datemi un secondo che così aggiorno il sub goal e mi concentro, visto che due cose insieme non le riesco a fare. Ecco qua, mi sono dimenticato durante il countdown, facciamo così. No, così ho messo 36.000 sub di sub goal, per carità, godrei però. Ok, dicevo, quindi l'iniziativa è patrocinata da Nox Crew. Sono contento perché già li seguivo, quindi sto godendo, perfetto. E in questa versione del TwitchCon di Rotterdam sarà una versione leggermente modificata, ok? Il numero di minigiochi probabilmente sarà ridotto, il numero di minigiochi tra i quali si potrà scegliere, ok? Durante le votazioni interne al torneo, il che significa che sì, ci sono 16 minigiochi, ma non tutti faranno parte del grande torneo che streameremo anche su questo canale, quindi non vi preoccupate, lo vedrete qui domenica 30 giugno. Vi collegate qua, saranno tante ore di torneo, ve le guarderete tutte. Ovviamente ci sarò io con commento in italiano quando gioco, ci saranno altre fasi invece in cui non potrò commentare magari e ci sarà la regia internazionale a darvi una voce. Questo dipende un po' da come si organizzeranno lì, però voi lo vedrete tutto da qua e lo potrete commentare tutto quanto da questo canale. Quindi dicevo, i giochi che poi faranno effettivamente parte del roster di minigiochi scelti tramite votazione lì in diretta saranno un po' meno rispetto a un normale MCC, e un'altra differenza è che ci potrebbero essere giochi inediti, quindi che non fanno parte dell'MCC standard. Infatti Nox Crew ha definito MCC Live questo torneo ed è una dicitura nuova che si adatta proprio al TwitchCon. In realtà ci sono stati altri MCC nel corso di altri TwitchCon, però mai così organizzati in maniera importante, mettiamola così. Quindi potrebbero esserci dei giochi inediti
sui quali non avremo la possibilità di prepararci, e il funzionamento del torneo potrebbe essere leggermente diverso da uno standard MCC. Però, per darvi un'idea, comunque la maggior parte, il 90% dei giochi dovrebbe essere tra questo pool di 16 giochi, dei quali io non ho assolutamente idea di cosa si debba fare per vincere. Questo perché non li ho mai giocati, e il senso di queste live sarà scoprire questi minigiochi insieme e ovviamente allenarci. Non si conoscono ancora le squadre. Quello che vi posso dire è che sono squadre da 4 giocatori, se non sbaglio, quindi io sarò inserito in una squadra contro altri 4 player, e proprio come ogni torneo a squadre, il punteggio fatto da ogni singola squadra dipende dalla prestazione di ogni singolo individuo dentro il minigioco, proprio come è successo, se vi ricordate, in Fall Guys, ok? L'anno scorso. Quindi, se la mia squadra arriva prima, seconda, terza e quarta, come ovviamente giocatori, ok, al minigioco acchiappa il cazzo, allora avremo fatto 200 punti e gli altri nessuno. Se invece il caposquadra, non c'è un caposquadra credo, però diciamo il più forte della squadra arriva primo e io arrivo ultimo, facciamo comunque punti, ma io non concorro all'acquisizione di punti interna alla singola giocata in un minigame, perché il mio posizionamento, per esempio, non garantisce neanche mezzo punto alla mia squadra, ok? È bello, acchiappa il cazzo, quello me lo so studiato. Aspettate che rimetto il sub goal, eccolo qua. Non si è per niente aggiornato? No, forse sì. Secondo me è male perché l'ho messo tardi, però insomma, grazie ragazzi delle sub al solito. Noi, oggi in particolare, faremo qualcosa di veramente fico. Cioè, ci guarderemo inizialmente una slide preparata, anzi una presentazione, perché le slide sono tipo 40, una presentazione edita da Wargage e il mio peggior nemico Marco Akai, che ringrazio di cuore, che è un vero e proprio tutorial e overview di tutti questi giochi, al quale poi segue un percorso di allenamento specifico per il 30 di giugno. Ok? Quindi chiaramente queste dirette non saranno l'unico momento nel quale mi allenerò, esattamente come è successo su Pokémon, esattamente come è successo su Tekken, ok? Noi non possiamo permetterci di andare all'MCC con 2-3 live alle spalle. Io devo da oggi in poi, non me li sono spoilerati fino ad oggi, ma da oggi in poi giocare tutti i giorni, se voglio arrivare, non dico a vincere i minigame, ma a un livello decente tale da far acquisire punti alla mia squadra. Perché comunque, con il fatto che si tratta di una sfida a squadre, siamo avvantaggiati. Non c'è tutto il peso sulle spalle del singolo giocatore. Ok? Ma non c'era un server di MCC per fare pratica coi giochi? Perché non gli diamo quello? C'è il Cormo e lo useremo stasera, non preoccuparti. C'è. Non solo, in realtà c'è anche un altro server specifico dell'MCC, del TwitchCon, ma non so se ho la possibilità di streamarlo, quindi al massimo ne parliamo settimana prossima. Vi dico anche che da qui al 30 giugno le live di Minecraft torneranno a essere 2, per forza di cose, perché io mi devo allenare. E unisco l'utile al dilettevole, secondo me vi farà piacere vedermi allenare in live, poi ovviamente se l'interesse non c'è lo faccio da solo, però da quello che immagino ci sarà interesse a seguire il percorso di allenamento proprio come è stato con Pokémon. Quindi secondo me settimana prossima e quella dopo ancora avremo 2 live Chesslock, 2 live Metal Gear, 2 live Minecraft, perché bisogna allenarsi come si deve, ok? Quindi dicevo, non essendoci il peso sul singolo giocatore, noi non dobbiamo puntare a vincere i minigame, detto che fermate i lavori, ci alleniamo per vincerli, ok? Per forza, come sempre. Non possiamo allenarci per fare decentemente, noi ci alleniamo per vincerli, ma è chiaro che se c'è gente nelle altre squadre, anche solo nella mia, che gioca a MCC da 10 anni, dico un numero a caso, sarà difficile colmare il gap. Però se noi puntiamo a arrivare primi e anche arriviamo quarti dentro un pool di 20 giocatori, abbiamo contribuito a fare punteggio per la squadra, e quel che conta è, per me, non arriva ultimi. Detto che
e questo è già pubblico, il montepremi varia di poco, tra l'altro, solamente per il primo classificato, ok? Tutti quanti gli altri prendono lo stesso numero di soldi, che in realtà, intendiamoci, sono un rimborso per noi che andiamo lì, quindi non è un vero e proprio concorso a premi, però solo la prima squadra prende un premio diverso. Tutti gli, sì, c'è un premio in denaro, che però, vi ripeto, fa un po' poggio e buca con quello che spendiamo per andare lì, quindi è voluto dallo staff di Twitch che sia un premio praticamente uguale per il secondo come per il decimo classificato, per questo motivo. Il primo classificato, 8K di treno, vale Xemu. Puoi andare pubblicamente sul sito di MCC, di TwitchCon, per vedere che non sono 8.000 euro, sono 1.200 dollari, quindi circa 1.100 euro al cambio, che tra tre giornate di hotel a Rotterdam in alta stagione e il volo, ti assicuro che sono i soldi che spendo. E Giovanni, Dark Souls è evidente che io non lo stia portando in questo momento, quindi anche se lo chiedi per la settima volta, purtroppo non tornerà. Dicevo, invece il primo classificato, se non sbaglio, prende 100 dollari in più. Quindi è veramente una sciocchezza, è veramente una cavolatina, e infatti non si fa primo posto per prendere dei vaini, si fa primo posto per mettere le palle in faccia agli altri. Bravissimi, cioè chi se ne frega del premio in denaro. Sono 100 dollari in più, praticamente 80 euro. Vado lì per giocarmi 80 euro, ma non importa, sti cazzi, esatto, non ci importa vincere i soldi, metterci in tasca i soldi, ci importa più che altro mettere palle in faccia all'avversario. Quindi la cosa figa sarebbe quella, appunto, di contribuire alla corsa della mia squadra, della quale ancora non posso dirvi i commilitoni. Probabilmente ci capireste più voi che io, ma ancora non sono pubbliche, quindi non ve le posso dire. Per me sono dei nickname. Cioè, io ho in squadra Brandobaldo, Scudobaldo, Cazzilog e Puffarbook. Sì, ragazzi, ma è un'attività di Twitch, quindi non vi sorprendete se non c'è in palio chissà che cosa. Ha il suo senso. Non è un torneo organizzato dall'azienda che produce il gioco, è un torneo organizzato dall'azienda che mi paga tutti i mesi, di fatto, quindi ha il suo senso, ecco, non vi sorprendete se non vado lì a giocarmi 50 miliardi. Cazzilog, fortissimo, partite favoriti. Sono l'unico italiano, corretto. Sono l'unico italiano, non so perché, non ho idea del perché non sia stato invitato nessun altro player content creator italiano, dato che ne conosco diversi che hanno esperienza su Minecraft e che potevano tranquillamente essere dei compagni di squadra o degli avversari, però a quanto pare sono l'unico italiano che partecipa a questa iniziativa, quindi vi rappresento in qualche maniera, anche se non è una competizione nazionale, è una competizione a squadre, quindi in realtà non vince la singola nazione, ma vince la squadra. Ti tocca iniziare a imparare il nome degli item in inglese, sicuramente, ma infatti il server sul quale giocheremo stasera è inglese, cioè ha comunque tutti gli item in inglese. Detto che io gli ho dato un'occhiata prima con Wargage, abbiamo fatto delle prove, e poi lo vedrete, ma io non ci capisco niente, cioè è un altro universo, non riconosco nulla del gioco che abbiamo giocato adesso, tranne ovviamente il setting estetico. La lingua del gioco è il lato tuo, non lato server, no? No, perché io ho il gioco in italiano, ma quando entro in questo server è tutto in inglese. L'ho provato oggi, Filoax, poi non so se si può cambiare, ma ti assicuro che almeno per il momento è così, e comunque non penso proprio di avere la possibilità di twittare la lingua nei computer che avranno installato sul palco. No, te lo sei già spoilerato? Per forza, ragazzi, dovevo almeno entrare. Cioè, l'ho visto il lobbone
enorme. Poi non ho visto altro, quindi i giochi li scoprirò con voi, ma per forza di cose dovevo vedere se tutto quanto funzionava e non potevo improvvisare qui l'IP del server, cazzi e mazzi. Aprirai il ricettario? Penso che tu non abbia capito che cosa facciamo stasera in live. Non c'è nessun ricettario. Credimi. Ora scoprirai dov'è che veniamo lanciati, ma non è il mondo di Minecraft. Non c'è nessun ricettario, non c'è nessun banco da lavoro. È la cosa più simile a Fall Guys che io abbia mai visto, ma in quanto ho scoperto che precede Fall Guys, in realtà scopro che Fall Guys è una copia di alcuni minigame dell'MCC, probabilmente, perché il concept è proprio quello. È una nuova avventura, sicuramente. Per ora puoi aprirlo volendo, sicuramente, però quello poi lo vedremo quando scopriremo i piani per il post-game di Ego Balego, ancora è presto. Non si è inventato nulla. Quindi, dicevo, un po' bassa la musica sottofondo. No, non si è inventato un cazzo Fall Guys. Quindi, noi oggi ci andiamo a vedere questi minigiochi, prima leggendo la presentazione di Marco e Wargage. Stavolta si fa dei due, zia. Beh, non c'è un dei due. Vorrei dirvi che il mio obiettivo è non arrivare ultimo, ma non è vero. Il mio obiettivo è far vincere la mia squadra. Chiaramente far vincere la mia squadra. Poi, se non vinciamo, spero in un posizionamento dignitoso. Ah, ma io posso dirvi quanti sono, perché si sa già che sono 10 team, siamo 40. Siamo 40 creator da tutta l'Europa, stavo per dire da tutto il mondo, ma non è così. Sono 40 creator da tutta l'Europa smistati in 10 team. Dal secondo al decimo posto sono premiati allo stesso modo, il primo prende un po' di più, come vi spiegavo prima, e in finale ci finiscono gli ultimi due, cioè i primi due team, prima ovviamente del primo e secondo definitivo, vanno in finale a giocare un gioco del quale non ricordo il nome, che è fisso. Guarda Saido, nella wiki sono già presenti i nomi dei partecipanti, non si sanno solo le squadre. Perfetto. Io credo di sapere anche le squadre, non ve le posso dire. Dvolzi, mi rivolgo a te. È un mindset da perdente il tuo. Leggo il tuo commento. Ha ha ha, vincere, ha ha ha. Se si ragiona così, nella vita non si va da nessuna parte. In un mese di preparazione a Stoccolma ho battuto Oliver Eskolin e Matty Morgan. In un mese serio di preparazione su Tekken 8 ho vinto il torneo con un botto di creator che giocavano da anni. Quindi, sinceramente, io sai che ti dico? Vincere. Punto. Senza ha-ha-ha. Poi non succede, non importa. Ma se cominciamo già da adesso a pensare vincere, ha-ha-ha, siamo nel mindset degli sconfitti. E noi questa cosa non la possiamo fare. Non la facciamo mai su questo canale. Se no così mi sedevo al tavolo davanti a Oliver e facevo vincere davanti a Oliver Eskolin che ha vinto che ha fatto finale internazionale e ha vinto 70 regionali. E invece ho vinto, Dvolzi. Te ci hai vinto contro Oliver Eskolin. Scherzi a parte, è importante. Dobbiamo partire con la mentalità di fare bene, di fare benissimo, anche se c'è un sacco di strada da fare. Un sacco. Un sacchissimo. Raga, ma che cazzo sta succedendo? Vedo un sacco di gente bannata, vabbè, non lo so. Quindi è importante fare in modo che la mentalità sia quella della persona che vuole imparare e vuole mangiare in faccia
la pappa anche a chi ha anni di esperienza in più. È una strada in salita? Assolutamente, e a noi piacciono le strade in salita. Ci piacciono un sacco. Poi non importa. Magari non ce la faremo, magari arriveremo ultimi, ma non possiamo partire con la convinzione che succhieremo le palle agli altri, perché altrimenti non si accettano i tornei, se si va con questa mentalità. E ora sono serio, non sto più scherzando. Cioè, se fate un torneo nella vostra vita e accettate un torneo nella vostra vita, per quanta possa essere la divergenza d'esperienza tra voi e chi vi circonda, dovete dare il massimo, altrimenti state a casa. E non lo dico con boria, veramente, state a casa, non ci andate ai tornei se la vostra idea è quella del giocatore che, siccome ha alle spalle meno tempo degli altri, non può arrivare fino in fondo. È probabile che non arriverete fino in fondo. È plausibile, tant'è vero che a Stoccolma non ho vinto Stoccolma, ho fatto 6-3, va bene, ci può stare, però ho fatto 6-3, non ho fatto 0-9, e se ho fatto 6-3 e non 0-9 è perché mi sono rotto il culo e io ora mi voglio rompere il culo. Ovviamente la mentalità da sola non fa un cazzo. Cioè, mentalità, voglio vincere, e poi non t'alleni, ciaone. Però mentalità e allenamento rendono il giocatore capace, non dico di superare i più forti, ma di spingersi al massimo dei limiti. E noi oggi dobbiamo, da oggi in poi fino al 30, spingerci al massimo del limite, come ho fatto quest'anno con altre cose. E siccome è andata bene, credo di sapere come funzioni il modo in cui io stesso devo mettermi all'angolo e mettermi in condizione di dare il massimo. Detto ciò, oggi probabilmente faremo schifo. Ok? Ed è il momento chiave. È il momento chiave questo. Se mai vi preparerete a qualsiasi competizione videoludica, il momento del battesimo iniziale in cui tutti vi pisciano in bocca è quello nel quale droppa il 90% dei giocatori. Ok? Perché voi non sapete niente, gli altri sanno tutto, e quindi è proprio quel frangente in cui dici: spengo il gioco, dai, ma quanto mi ci vuole per arrivare al loro livello? E invece noi rimaniamo stoici, ci incazziamo, urliamo, sbraitiamo, ma continuiamo ad andare dritti come un ariete, a un certo punto ci capiremo qualcosa. A un certo punto, sputato tutto il piscio che ci avranno riversato in bocca, cominceremo noi a essere i pisciatori. Detto questo, per questa serata preparate un catino. Da qualche parte tutto sto piscio lo dovrò mettere. Bene. Vado ad aprire le slide. Ma prima, telecomando il condizionatore. Arrivo. Momento bolas certificato.
Ok. Eccomi qua. Dicevo, quindi, andiamo a vederci questi minigame contando che io ho comunque dei fogli qua per prendermi appunti, rivelandovi che c'è stato un leak. Questa cosa è di dominio pubblico. Magari chi segue la scena dell'MCC saprà già questa notizia, però pare che circa 10 giorni fa qualche staffer dell'evento abbia fatto leakare per sbaglio i possibili giochi dell'MCC di Rotterdam, ok? E che quindi questo post sia stato screenshottato e poi fatto girare nelle varie community. Per correttezza, lo staff ha poi rivelato questa informazione a tutti, detto che non è sicuro che quel post poi finisca per essere al 100% veritiero e quindi quei giochi rivelarsi essere gli effettivi giochi tra i quali poter fare le votazioni a Rotterdam per l'MCC. Ciò detto, io so quali sono questi giochi, quindi diciamo che mi allenerò prevalentemente su quelli che penso possano essere nel pool dei giochi dell'MCC. Se poi cambiano, pazienza, li dobbiamo fare tutti e spero che ci entrino tutti. Cominciamo da quelli che io fiuto essere quelli possibili e poi si va avanti. Leaked di Minecraft, vabbè, se non altro hanno ammesso l'errore, hanno cercato di metterci una pezza rivelando a tutti questa informazione, però è un'informazione che loro stessi dicono di non prendere al 100% come corretta. Potrebbero anche decidere, proprio perché è leakata quella lista, di cambiarla completamente. Purtroppo qui alzo le mani e vi dico, dobbiamo partire da qualche minigioco per forza, perché dobbiamo allenarci nel mondo ideale su tutti e 16. Partiamo da quelli che potrebbero essere i giochi dell'MCC di Rotterdam, se poi ci sono sorprese, pace all'anima nostra, ok? Tanto oggi li leggiamo prima tutti, vediamo quali sono, poi io ne scelgo uno, quindi quello che sceglierò probabilmente è uno dei giochi che penso possano esserci lì, d'accordo? Questo solo per essere trasparente nei vostri confronti. Cook ha detto, secondo lui è vero. Se Q ha detto qualcosa, faccio il contrario di quello che ha detto Q, basandoci sugli ultimi avvenimenti. Meno chiacchiere, più palle da succhiare, dai. De Capi, bisogna mettere le mani avanti, ok? È importante prima chiacchierare per fare un bello stretching boccale e poi avere la capienza per i 6-7 gruppi di coglioni che oggi andremo a assorbire tutti insieme in kirbiana maniera. Occhio che su MCC... I non tutti ci sono. Che cazzo è MCCI? Non so cosa sia Wargage MCCI. Ah, il server. Ok. Va bene. Scopriremo quali ci sono e quali non. Dalla prossima live vi dico se possiamo streamare anche dall'altro server, quello specificamente per questa competizione. MCC Island, ok, ok, conosco il nome MCC Island ma non ho ricollegato a MCCI. Solo se batterai Marco sarei pronto. Io credo che Marco farà parte del percorso di allenamento come avversario di certe cose, ma non so quali. Ciò detto, slidiamo. Datemi un secondo che cambio la schermata. Pronti. MC Championship, ovvero MCC, manuale d'allenamento di Wargage e Marco Akai. Ammazza. Introduzione. Exodia Obliterate, bianchissimo. La guida dell'allenamento sarà divisa in 3 presentazioni distinte. 2 divise per settimane con tematiche specifiche, skill, provare i giochi, strategie e teamwork, mentre la terza, questa, ha una funzione introduttiva. Mi è chiaro.
La prossima volta non usate questo bianco, perché altrimenti io a fine live sono abbronzato. Questa presentazione ha come obiettivo illustrare l'evento e i suoi giochi ad alto livello, per comprendere lo spirito e la struttura dello stesso. Ha senso. Quindi, overview dell'evento, che è questa slide, movimenti, base, parkour e speed bridging, basi del PvP, allenamento nei giochi. Overview evento, in realtà allora credo che sia tutta la presentazione. Ci sono poi dei link utili alla wiki e al Twitter. Per ora andiamo avanti. Cos'è MCC? Qualcosa per cui devo spostare la camera. Ma non lo farò perché altrimenti è un casino, quindi fidatevi, ok? MCC è un evento competitivo di Minecraft dove 10 squadre da 4 giocatori si sfidano in una serie di minigiochi originali per totalizzare il maggior numero di punti, chiamati monete, possibili. Quindi perdonatemi, signori esperti di MCC, anche fuori dal TwitchCon sono 40 giocatori e 10 squadre? Giusto per capire, cioè non è una cosa esclusiva di Rotterdam avere 40 giocatori divisi in 10 squadre, sono sempre 40 giocatori divisi in 10, perfetto, quindi è sempre a squadre, fantastico. Le due squadre che totalizzano più punti, ecco qua, si sfidano in un minigioco finale, questo lo sapevo. Per me l'obiettivo è almeno arriva qui, a questo minigioco, dai che cazzo. La squadra vincente, indifferentemente dalle monete totalizzate, è coronata letteralmente campione di MCC. L'evento si tiene una volta al mese, eccetto i mesi di pausa tra una stagione e l'altra, e oltre alle sue edizioni canoniche sono state fatte tante altre edizioni speciali, tra cui MCC Twitch Rivals, l'unica edizione che si gioca interamente dal vivo. Ecco, ora viene chiamata proprio MCC Live per questo Rotterdam TwitchCon. Twitch Rivals. Un'edizione canonica di MCC conta 8 minigiochi più Dodgebolt, il minigioco finale. L'edizione Twitch Rivals invece conta solo 6 minigiochi, anche questo lo sapevo. Il server utilizza un resource pack originale che viene installato automaticamente all'ingresso nel server, introduce nuovi blocchi e item, musiche originali e texture custom. Credetemi, me ne sono accorto subito anche solo provando ad avviarlo. Oltre alle regole, anche il sistema di punteggio varia da gioco a gioco. Inoltre, man mano che si va avanti nell'evento, ai giochi viene applicato un moltiplicatore di monete sempre crescente. E qui c'è della Sick Strategy, fratelli miei. E qui c'è della Sick Strat, perché significa che se la mia squadra o un membro della squadra si sente forte in un minigioco, deve tendere a votarlo più tardi possibile. Perché se noi pensiamo di avere a chiappa il cazzo in saccoccia, non ci conviene farlo per primo. Ci conviene farlo per ultimo. Ok. Perciò più un gioco viene giocato tardi, più impatta nel punteggio complessivo. I giocatori possono scegliere il prossimo gioco da fare nella Decision Dome. C'è una cosa che so su questo elemento, ma non penso di potervela ancora rivelare. La Decision Dome. La Decision Dome è il luogo dove si decide il prossimo gioco da giocare. Ogni squadra è disposta in cerchio in una gabbia del colore del proprio team. Al centro c'è un cerchio diviso in settori, ogni settore corrisponde a un gioco. I giocatori hanno a loro disposizione un uovo di gallina da lanciare nel settore del gioco che vogliono come successivo. Spero nasca un pollo. Una volta lanciato, dall'uovo nasce una gallina, ok, sempre, che conta come voto. Dopo che la fase di votazione si chiude, vengono contati i polli in ogni settore e il gioco con più polli vince. Siccome i polli una volta nati tendono a camminare in giro, si è soliti lanciare l'uovo il più tardi possibile, perché può uscire. Cioè il tuo voto può andare a puttane se il pollo depolla. Vabbè, io qui sono un campione. Però votando tardi non puoi avere un exit poll che si forma piano piano, mi spiego? Essendo che tutti votano tardi, e per questo sistema tutti lo faranno per evitare che il pollo esca, non ci sarà una maggioranza che potrà trainare la volontà degli altri giocatori. Un exit poll.
sarà una roba che arriva tutta insieme, come se voi faceste una poll adesso in chat, però votaste tutti all'ultimo secondo, quindi non c'è quel momento in cui Tizio sta vincendo, allora quelli che stanno perdendo, dai, concentriamoci, andiamo, perché così superiamo di uno l'entry che invece adesso è avanti. Praticamente sarà un turbinio di polli tutto insieme. Va bene. Audience Takeover. Una volta giocati metà dei minigiochi, c'è una pausa più lunga prima del prossimo. Durante questa pausa saranno gli spettatori. E sicuramente voi, in quanto spettatori di un canale che partecipa, avrete qualche estensione qui per far robe. So, mi darete una mano. Una volta giocati metà dei minigiochi, c'è una pausa più lunga prima del prossimo. Durante questa pausa saranno gli spettatori a scegliere il prossimo gioco con un sondaggio su Twitter nella pagina ufficiale di Minecraft Championship. È probabile che in questo caso, Marco, faranno direttamente da qui, banalmente perché è un evento di Twitch, quindi immagino non vogliano spostare la gente su Twitter. Nessuna estensione su Twitter. Non so, Ricky. Ribadisco. Potrebbe essere su Twitter, ma in questo caso è del TwitchCon. Quindi, secondo me, faranno un'estensione qua. Leggi il post. Blockout time, you know the score. Il gioco con il minor numero di voti è il prossimo. Quindi dovete stare attenti anche ai tipi di voti. È sempre stato su Twitter, anche nel caso di Twitch Rivals, per il TwitchCon. Non lo so, e chiedo. Purtroppo questo voto viene influenzato dallo streamer più grande. Non so la grandezza degli altri streamer, però li conoscete già in teoria i partecipanti. C'è qualcuno di gigantesco? Detto che i francesi e gli spagnoli sono giganteschi di base, cioè un creator medio in Spagna fa i numeri che facciamo noi top streamer italiani. No, non c'è Lollo, sono l'unico italiano. Probabilmente però avranno diviso anche le squadre, secondo me, intelligentemente. In realtà tu sei nella norma, cioè sono nella media della viewership dei 40, intendi? Ci sta però. È un sacco gimmick tutto quanto, pure la votazione l'hanno fatta un botto casinara. È vero. Se è come le ultime c'è gente che fa 50k, beh, che sono praticamente gli inglesi, gli spagnoli e i francesi. Sì, esatto. Ok, un po' sopra la norma. Il che significa che dobbiamo sperare che le viewership siano divise equamente tra le squadre. Questa è la cosa che dobbiamo sperare. Però per ora non ci facciamo la testa e ogni community dovrà fare il suo per cercare di portare acqua al nostro mulino. Imo è per questo che hanno messo il minore, perché è meno influenzabile o comunque è un casino. Vero, Ferdi, perché comunque devi dividere la tua community nel votare tutto tranne quello che vorresti. È un'edizione solo EU, Mannuxo. Questo al 100% te lo garantisco. È un'edizione solo europea, ma sono pubblici i nomi, a quanto pare, degli altri partecipanti, quindi si può vedere. Cioè, come compito a casa per la prossima volta possiamo vedere anche questo. Hanno cambiato la votazione del pubblico da più votato a meno votato perché quando partecipava Technoblade decideva lui che aveva 150k fissi. Ha senso. I giochi. Fra, ma dopo aver letto il documento, un giro per la tab community di Gobalego si fa. Non so se lo faremo oggi. Detto fra di noi, credo che ora sia importante concentrarci su questo.
non scappano, credo, le entry di Ego Balego, alle quali abbiamo dedicato gli ultimi 14 mesi, quindi io oggi mi concentrerei su questa roba qui, sia perché c'è un torneo il 30 di giugno, sia soprattutto perché è anche un lavoro di una persona diversa. Marco non ha mai contribuito a qualcosa nel corso della storia, quindi sono contento di dare spazio anche a un utente in più. Poi insomma, tanto il sito lì rimane. Perché O7 Technoblade è morto? Cos'è successo? Non lo conosco. Porca miseria. Non lo sapevo, non lo conosco. Morto di sarcoma. Non bello. Non bello. E allora porteremo anche la memoria in tipico stile storia di Ego Balego di chi non c'è più in questo MCC. I giochi. Sì, giovanissimo immagino. Quanti anni aveva? Era stra-amato dalla community di Minecraft, immagino. Era il top creator worldwide. 22. Sto male. Mio fratello c'ha 22 anni. Va bene. La vita è anche questo, ahimè. Tipologia di giochi. I minigiochi non sono tutti dello stesso tipo. Oltre a necessitare di abilità differenti, giusto, meno male, tra l'altro, hanno anche una struttura non analoga. Variano sia nel numero di round per gioco che nel livello di collaborazione tra compagni. Alcuni, ad esempio, sono praticamente giochi individuali. Ogni gioco ha il suo gameplay unico, dal PvP al parkour, dalla caccia al tesoro alla corsa al tempo, singoli o co-op, ogni minigame ha le sue regole e meccaniche. E qui godo, bellissimo. È un torneo fico che dà a tutti i tipi di giocatori la possibilità di esprimere se stessi. Fosse la stessa declinazione e la stessa abilità in 10 minigiochi, sarebbe una rottura di coglioni, perché se non sai fare quello, perderai a tutto. Invece qui ci può essere il player della squadra che fa bene al minigioco A, e nel Bisuka e viceversa, e questo crea gioco di squadra, quindi fico. Alcune istanze hanno persino degli oggetti custom che non esistono nel gioco vanilla. Ci apprestiamo a presentare i giochi suddividendoli in categorie. E qua godo. Io non so niente. E parte Horstens. Anzi, Big Step. Round singolo. Railroad Rush, Survival Games, Big Sales, Buildma, at Buildmart, ok, Grid Runners, Sands of Time e Bingo But Fast. Bingo But Fast? Va bene, partiamo. Railroad Rush. L'obiettivo è costruire la rotaia più lunga possibile. Io vi direi, anche se Marco ci ha messo i video, di provarli poi in game, per evitare di farci influenzare da gameplay frenetici dei quali magari non capisco nulla, ok? Quindi li leggiamo, li commentiamo, poi scegliamo quello da provare in game tra tutti, ok? Railroad Rush. L'obiettivo è costruire la rotaia più lunga possibile. Ok. Questo non c'è sull'MCC, però tecnicamente se ci dovesse essere nei nostri minigame lo troveremo nell'altro server. Per ottenere pezzi di rotaia bisogna scambiare dell'oro da un NPC lungo il percorso. Monego fiera da game. La mappa è divisa in checkpoint separati da muri che possono essere rotti solo dai minecart con TNT, quindi dai carrelli con dentro la TNT, che nascono a intervalli regolari sulla rotaia. E quindi tu, facendo il percorso, ditemi se ho capito bene, fai in modo che questo kart vada avanti, spacchi il muro e sblocchi il checkpoint, giusto? Questo è estremamente difficile per me.
Spero che non ci sia. Sì, perfetto. Io ho un hype per Bingo Batfest che non avete idea. Consiglio comunque di guardare i video. Il problema è che se guardiamo i video devo fare avanti e indietro con la musica. È un po' un problema. È un po' un problema, però si prova a farlo. O no? Ok. Leggiamo però prima tutti i minigame, datemi retta, perché altrimenti si diventa scemi. Sands of Time. Un gioco, anche perché lo stesso è il VOD. Sa che il VOD è lo stesso, perché probabilmente nello stesso video ci sono tutti e due i minigiochi. Sands of Time. Un gioco ambientato in un dungeon, dove i giocatori devono raccogliere della sabbia del tempo nascosta nella mappa. Ok, quindi è un gioco di esplorazione e ritrovamento? Una volta raccolta, va posizionata nella clessidra, certo, nel salone principale per aumentare il tempo a disposizione. Fighissimo, i percorsi offrono sfide PvE e enigmi o zone di parkour che, se risolte, attribuiscono altre monete. Ci sono molti spawner di mob, se non si fa attenzione si rischia di essere uccisi. I parkour hanno spesso la lava sul fondo, quindi cadere uguale morte. Se si muore in Sands of Time, è definitiva la morte o si respawna? Funzionalmente Sands of Time è un dungeon crawler, mi torna. Questo è bellissimo. Cioè, come funziona? Se io muoio, a non ma costa sabbia. Quindi di fatto morire fa male a te, fa male al team soprattutto. E il team si dovrà accordare per non resuscitare lo scarso o gli scarsi. Non morire è la chiave. Detto che qui la cosa più pericolosa è proprio zona parkour, che però dà monete aggiuntive. Quindi magari la zona parkour se la fa chi si sente pronto, il tizio che si è allenato tanto nel parkour, o poi magari ci alleniamo 2 settimane al parkour e ci sentiamo Gesù Cristo. Però non fare una cosa, non spingersi oltre il limite delle proprie capacità dato l'allenamento alle spalle. Questo credo che sia il mindset per affrontare Sands of Time. Portati il fumisti. Build at Mart, anzi Big Sales at Build at Build Mart. Ok, ce la posso fare. È uno di quei meme. Don't open dead inside, don't dead open inside. Mi fotte il cervello sta cosa. Big Sales at Build Mart. Un gioco che si basa sulla comunicazione e sulla gestione delle risorse per costruire il maggior numero possibile di strutture. Io ci metto un ammazzapolli dentro la gabbia di Big Sales at Build Mart. Vengono mostrate 3 strutture alla volta da ricopiare dopo aver raccolto i materiali necessari. Una volta completata una struttura, ne appare un'altra al suo posto. Ok, quindi devi copiare quello che viene fuori a schermo. I giocatori dovranno coordinarsi per andare nei vari luoghi a raccogliere gli esatti ingredienti, che ne so, 10 sabbia, 20 pietrisco, per poi usarli e ricostruire l'oggetto mostrato, stando attenti all'orientamento e ai materiali raccolti. E immagino ci sia anche crafting, cioè
ok, devi costruire un cazzo che ha le palle di vetro, ma non ti danno il vetro, ti danno la sabbia, tu poi devi fare il forno col carbons, cuoci vetro, giusto? Esatto, puoi fare il runner volendo. Sì, se esce questo io corro e gli altri costruiscono. Io faccio lo schiavo. Sì. Io faccio il postino, io faccio Sam Porter Bridges. Tanto io li trovo i diamanti se serve. Loro non sanno, la mia squadra non sa che ha questo potere. Sei un cazzo di diamanti, abbiamo vinto. Meglio che rimani in base a costruire. Non credo proprio. Non credo proprio. Va bene, quindi questo speriamo non ci sia. Grid runners. Quindi corridori della griglia. Le squadre devono superare 8 stanze con dei puzzle diversi da risolvere. Le sfide, l'enigma delle tre porte. Le sfide delle stanze possono variare da ricette di crafting, circuiti di redstone, parkour cooperativo, sconfiggere dei mob e tante altre. Quindi questo è un po' un esamone. C'è tutto quello che è presente in Minecraft di fatto. Questo non è male. Poi dipende da che cosa viene fuori. Se dobbiamo costruire cose, però se dobbiamo per esempio sconfiggere mob, sono preso bene. Se dobbiamo fare circuiti di redstone, anche con un po' di ripasso, soprattutto magari se viene fuori qualcosa di musicale. Parkour cooperativo non lo so, non so come sono messo a parkour, non ne ho idea. Devo provare. Devo far crescere un albero dentro un pigman, quello mi riesce molto bene. Ma qui il primo team che finisce per primo prende più monete. Sì, tecnicamente sì. Perché è di squadra questo, puramente cooperativo. La redstone, se non è noob level, è tosta. Beh certo, non posso sapere il livello. Visto come festeggiatore in frantumi mi sa molto male. Possibile. Survival Games, l'original Fortnite. Le squadre si sfidano tutte assieme in questo Battle Royale. Bisognerà prendere il loot dalle casse disposte nella mappa e cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Col passare del tempo un bordo stringerà la zona di mappa giocabile. No, aspetta. Questa cosa è esistita prima di Fortnite, compresa la mappa, e si restringe? No ragazzi, ma che cazzo mi state dicendo? Tutte le strade portano a Roma e tutti i giochi portano a Minecraft. Sono con la testa completamente fottuta ed esplosa. Ciao Eri. Fortnite non si è inventato un cazzo. Questo mi piace. Questo mi piace. Il PvP mi piace sempre. Bisogna lootare in fretta le casse disposte nella mappa, gestire il loot con il resto della squadra e capire di volta in volta se è meglio combattere o fuggire. Questo spigne. Questo lo voterei. Da provare e magari da giocare con voi. In queste settimane, due, che ci separano dal mio viaggio. Direi che potremmo giocare tutti insieme a un survival game. E magari io con squadra fissa e gli avversari a rotazione. Io con squadra fissa banalmente perché mi devo allenare e per allenarmi serve che la team comp mia rimanga la stessa. Però magari gli avversari facciamo entrare, che cazzo ne so, con una coda, se si può, chi vuole giocare e giochiamo insieme.
e capiamo come cazzo funziona. Ti prego, compro Minecraft. Quando vuoi, 1v1 al bar. Però solo se c'è Puma. Se io non posso avere Puma in squadra, non se ne fa di niente. Non facendo squadra fissa agli avversari non è molto utile. Vero? Però credo che chi verrà a giocare è gente navigata. È un gioco difficile da portare avanti se 5 veterani, non so, no, 4 veterani, perdonatemi, si mettono insieme a giocare survival games. È così complesso? Perché in altri giochi questo non sarebbe un problema, Advolzi. Poi non lo so, magari mi sfugge qualcosa. Ti devi coordinare arco, spada, eccetera. No, ma io dico un'altra cosa. Cioè io dico, se sono 4 veterani, comunque è difficile che possano coordinarsi decentemente se non hanno mai giocato? Sì, ti distruggono. No, non avete capito allora la domanda che ho fatto. Non difficile per me, difficile per la squadra. Se sono 4 vette è impossibile da vincere. Ma ragazzi, ho fatto un'altra domanda. Ho chiesto: se gli altri non fanno squadra fissa e sono qua, Dvolzi ha scritto, se gli altri non fanno squadra fissa non ha senso allenarsi. E la domanda che ho fatto io è: se sono 4 vet, hanno così tanta difficoltà a coordinarsi se hanno già giocato tanto spesso a survival games? Si possono coordinare bene perché le strategie sono note. Immaginavo. Ok, a posto. Grazie Marco. Se possono parlare si può... No, chiaramente. Chiaramente, ragazzi. Ovviamente, cioè, si parte dal presupposto che usiamo il server Discord, ma è un gioco di squadra, non si può fare senza voice chat. Questa è la base. Non sono molto coordinati, ecco, non sono al massimo. Chiaro, ci sta. Però cosa facciamo? Troviamo delle squadre che vengono in live per allenarsi, la vedo difficile. Poi, se avete una squadra che gioca a survival game, venite. Però dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Bingo, but fast. Le squadre devono completare determinate ricette di crafting o azioni specificate in una mappa, però crafting espliciti, raccogliendo le risorse in un terreno vanilla style di dimensioni ridotte nel minor tempo possibile. Condiviso? Il terreno è condiviso, cioè ci rubiamo le risorse a vicenda? Perché se sì è fichissimo. Sì, bellissimo. Bellissimo. E quindi qua è veramente... E ci si può picchiare tra giocatori di squadre opposte. Guarda il video per questo, va bene. Guys, I wasn't given an objective. You should just get wood and dig props. Ah, e c'hai la scheda del bingo da completare. I got the thing. No iron in the boat? No iron. Stanno facendo il bingo. Amazing, amazing, amazing. There might be wood like north. I'm trying to see what we can do. Ho capito, per questo è il bingo. Tu hai la scheda del bingo e devi fare bingo con la squadra che si divide in varie task differenti. E le task sono tutte... Sta volando, spoiler. No, ma ragazzi, cioè... Che spoiler. Up B di Smash. L'ho sempre saputo che ci sono le ali. Okay, I'll smelt it. I see another shipwreck going towards it. Yeah, beautiful. Okay. And you just want me to collect wood? Gli obiettivi sono gli stessi in tutte le squadre, sì. Yeah, the shipwrecks do have wood. Ma preparatevi, c'è. Yeah. Concetto di spoiler, finita la blind run, è finito, ok? Cioè, non si può fare diversamente. Finiti. I primi minigame. Round singolo, individuali, Ace Race e Parkour Warrior. Dovrai imparare a usare le ali, per forza.
Ace Race, un gioco di corse che attraversa un grande percorso con piattaforme che danno dei power-up, pieno di scorciatoie, ostacoli e altro ancora. Bisogna conoscere i vari power-up lungo la mappa, è Mario Kart, i power-up lungo la mappa e usare le scorciatoie, è Mario Kart 2, o ad esempio utilizzare il tridente per sprintare fuori dall'acqua al momento giusto, il tridente. In che senso il tridente per sprintare fuori dall'acqua? Un enchant che non hai mai usato. Ok, quindi capirò. Il tridente cosa fa? Mi fa fare un dash in acqua? Guarda il video, no, fatemelo giocare, fatemelo provare. Ok che dovrò imparare tante cose nuove, ma fatemelo provare in game. Enchant unici per il tridente. Ok, che immagino fanno fare un dash quando sei in acqua. Anche nella pioggia fai il dash. Pensate. E però cosa fai? Dash anche verso l'alto col tridente? Non c'è su MCCI. Vabbè, troveremo un modo di allenarci a questa cosa. Non vi preoccupate. Ve l'ho detto che tanto ci sono altri server. Sì, nella direzione in cui lo lanci, quindi anche andare, puoi volare mentre piove, esatto, anche andare verso l'alto. Assurdo. Parkour Warrior. Autoesplicativo, direi. Un gioco dove sono presenti vari percorsi di parkour di diversa difficoltà. È l'unica cosa che ho provato con Wargage oggi al test. L'obiettivo è completare il maggior numero di percorsi e finire il percorso principale prima dello scadere del tempo. Su questo prenderemo un sacco di cazzi inizialmente, però mi ispira molto. Mi ispira molto. Provare a diventare forte a parkour. Duello tra squadre. Le squadre si sfidano una contro l'altra a coppie fino a quando non si sono sfidate tutte le altre squadre. Sono 9 round. Va bene. Battle Box o Parkour Tag? Battle Box. Un gioco PvP e di cattura dell'obiettivo. All'inizio del game si sceglie il proprio equipaggiamento. Si sceglie in che senso? Cioè, io voglio una spada, 10 panini e uno scudo? Come funziona? O tra robe predeterminate che puoi raccogliere alla intro di Kingdom Hearts. Hai dei set, ok. C'è un bando. E poi si procede nell'arena per cercare di eliminare gli altri giocatori e catturare l'obiettivo nel mezzo della mappa per ogni round. Cosa vuol dire catturare l'obiettivo? Si muore molto rapidamente, è facile essere presi alle spalle o farsi catturare l'obiettivo sotto il naso. Cos'è un obiettivo? Grazie Mikko della sub, tanto vi leggo tutti in chiusura come ogni puntata di Minecraft. Pugni e 10 panini, bandolo obbligatorio. Piazzare della lana sull'obiettivo. Cioè devo praticamente fare dei cazzi d'orientamento in dei punti della mappa? 9 blocchi di lana che devi rimpiazzare con quelli del tuo colore, ok. E gli altri player di altre squadre possono togliere la tua lana e metterla loro? O è definitiva la conquista? Se non è definitiva è come Splatoon, è a tempo? Non è definitiva, quindi c'è un timer per poi decretare, infine, dopo il timer, chi ha preso più lana, anzi, chi ha messo più lana. Se tu conquisti tutti e 9 i blocchi, finisce. Ma c'è un limite di tempo, mi è chiaro, a posto. Quindi o la prima squadra che prende i 9 blocchi o la squadra che ha più obiettivi entro il tempo limite. Chiarissimo, grazie. Fico. Anche questo è un gioco che voterei.
Parkour Tag. Un gioco dove le squadre si sfidano a 2-2 in uno scontro di acchiapparello, dove un giocatore insegue i tre giocatori dell'altra squadra in una piccola mappa ostacoli. L'obiettivo è catturare la squadra avversaria per primi. Sono necessarie buone skill nel parkour. Questo è bellissimo. Però come funziona? L'inseguitore ha vite infinite? Sennò è svantaggiatissimo. Cioè, in teoria questo mi sa di minigame di Mario Party. Come è avvantaggiato il singolo, l'inseguitore? In quasi tutti quanti questi minigame, il giocatore che è in inferiorità numerica è molto più forte degli altri. Per ogni round c'è uno che insegue e tre che scappano. Questo mi è chiaro, ma quello che insegue, essendo uno contro tre, cosa ha di più degli altri? Se l'inseguitore ti tocca, sei eliminato, ok? E non può morire? Dead by Daylight, non si è inventato un cazzo. Non può essere preso lui. Sì, sì, ma siccome si parla di parkour, mappa ostacoli, penso si possa cadere di sotto, prendere la lava. L'inseguitore ha vita infinita. Non c'è il danno, è immortale. Ok. Fighissimo questo. Molto bello. Questo è molto mentale. Ah, sotto c'è un pavimento normale. Ok, quindi non c'è occasione di morire. Nessuno prende danno, ma se l'inseguitore ti tocca sei eliminato. Mi è chiaro. Sei molto mentale, ragazzi. Bello. Forse più bello per ora. Insieme a Bingo. Bingo molto figo. Bingo but fast. Allora, facciamo un attimo la top. Ok. Ficarello. Fottiti. Ok. Sborro. Sborro. Potrei sborrare. Bello. Bello. Turbo sborro. Questa è per ora la classifica, la tier list. Multi round. Ah, Dodgebolt tra l'altro è l'ultimo, grazie Cerberus della sub. Dodgebolt è quello delle due squadre, prima e seconda. Sky Battle, Meltdown, Rocket Spliff Rush, Hole in the Wall, TGTOSAWAE. Che cazzo vuol dire? TGTOSAWAF. Qui sono gli ultimi sei. Scusate. Fatemi vedere una cosa. Ho chiesto anche una roba all'organizzatore ora. Sta per to get to the other side and walk a fan. Ok, no, io voglio solo vedere una cosa. A questo punto, per essere cosciente, di a cosa potrei andare incontro. Credo che li possano annunciare tra mercoledì e giovedì al pubblico, me compreso. Però, stando a quanto, rido. Sky Battle! Sky Battle. Un'altra Battle Royale come survival game, ma nel cielo. Ah, questa me l'avevate raccontata in qualche intro? Sbaglio?
ho il ricordo di voi che mi parlate delle Sky Battle. Sono rincoglionito? Ah, ma quella era Sky Wars. No, era la Skyblock. Ah, era single player. Va bene. Dicevo, un'altra Battle Royale come survival game ma nel cielo. In questo gioco di combattimento tutte le squadre si affrontano in una mappa con un bordo che si restringe fino a che non rimarrà un'unica squadra. La mappa è composta da una serie di isole volanti e molto... minchia, Tears of the Kingdom. È molto facile cadere o essere buttati nel vuoto. Quindi è la versione nel cielo di quella di prima. Chiaro. Meltdown. Un gioco dove le squadre devono raccogliere delle casse di monete ed eliminare gli altri giocatori con un arco congelante, mentre la mappa si stringe verso il centro. Un attimo solo. Raga, ho appena avuto l'ok, posso streamare dal server riservato per l'allenamento di noi partecipanti. Mi ha appena scritto l'organizzatore. Quindi vi faccio vedere qualcosa che potrete vedere solo in 40 canali, ovvero quelli partecipanti. Già da stasera. È pubblico, vero? Che io partecipi, detto che... la mia referente mi ha detto di rendere pubblica questa notizia un mese fa, quindi penso proprio di sì. Sì, lo ho scritto mille volte e lo fanno tutti. Marco, non è che perché hai fatto il PDF adesso non devi stare più calmo. Devi comunque stare molto calmo, perché te non sei l'organizzatore del TwitchCon. E se io faccio una cazzata, non tolgono il lavoro a te, non ti tolgono sta presentazione, lo tolgono a me e io poi vado per strada, hai capito Marco? Quindi stai molto... se non mi dice l'organizzatore, io Marco non faccio un cazzo. Se l'organizzatore mi fa sta tranquillo, invece io sto tranquillo. In realtà eri l'unico non presente nella lista. Strano, ok, ora sono presente però. Sono sicuro che sono nel server, però. Meltdown, dicevamo, scusate, mi sono distratto. Un gioco dove le squadre devono raccogliere delle casse di monete e eliminare gli altri giocatori con un arco congelante, mentre la mappa si stringe verso il centro. Ma congelante per quanto tempo? Definitivamente? Streamiamo per strada, che problema c'è? Sì, infatti non ti... ah, ancora adesso non mi vedete? Vabbè, sono rincoglioniti loro. Continuo a leggere, va bene. Mentre la mappa si stringe verso il centro. È possibile scongelare i propri compagni con un ether. Ah, ok. Un oggetto custom, quindi devi far fuoco carica sull'amico. Va bene. È richiesta accuratezza con l'arco, schivare le frecce avversarie ed avere buona coordinazione con i compagni. Rocket Spliff Rush. Un gioco ibrido di movimento e PvP dove l'obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile, combattendo contro altri giocatori lanciandosi dei razzi che possono distruggere le piattaforme sospese. I giocatori possono planare in aria per un certo lasso di tempo. Una volta in aria si possono lanciare razzi per uccidere gli altri giocatori. Un gioco ibrido di movimento e PvP dove l'obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile combattendo contro altri giocatori lanciandosi dei razzi che possono distruggere le piattaforme. Minecraft. I giocatori possono planare in aria per un certo lasso di tempo. Una volta in aria si possono lanciare razzi per uccidere gli altri giocatori. Dopo una serie di minuti la vecchia piattaforma sparirà in toto e ne apparirà una nuova. Quindi tu voli e intanto cerchi di sniperare gli altri giocatori o di rompere la piattaforma sulla quale arrivano alla fine la planata? Questo lo voglio giocare, non lo voglio neanche guardare. Ok. Rocket Spliff Rush. Anche questo sembra molto figo. Sai, Doma, sei l'unico non presente in lista. Ma sarà un errore, ragazzi. Se ci siamo tutti tranne io, è sicuramente un errore. Banalmente perché oggi mi hanno dato gli accessi e delle cose per Rotterdam. Quindi il problema è banalmente che hanno cannato e magari non hanno
C'è un po' di ingranaggio metallico in questo Minecrazio, anche perché mi hanno ora ammesso dentro il server d'allenamento. Non vedo l'ora di vederti provare, secondo me sarà molto divertente. Questo puoi giocarlo, ma in realtà posso giocarlo tutti. Posso giocarli tutti. La wiki è fanmade, ragazzi, è normale. Ah, ma della wiki dite. Ah, allora vabbè. A Hole in the Wall. Un gioco dove bisogna attraversare dei muri semoventi che arrivano da tutte le direzioni. Questo è il mio, raga. Questo è il mio. Questo è il mio. Anche sul sito ufficiale del TwitchCon è da lì che prende i dati la wiki. Allora, per non saper leggere e scrivere, avviso comunque Valeria dell'errore. Faccio in diretta. Ciao Valeria, buonasera. Mi segnalano i miei utenti che non sono presente come giocatore sul sito del TwitchCon di Rotterdam per l'MCC, quindi quando potete fixate, please. Grazie mille. All in the Wall, dicevamo, per non cadere dalla piattaforma su cui sono disposti i giocatori. I muri accelerano con il passare del tempo, alcuni possono essere evitati solo da punti specifici della piattaforma. Un saluto a Valeria, che tra l'altro ci supporta sempre ed è la persona che ci sta aiutando tanto anche con il supporto sui campionati Pokémon. Insomma, fa tante cose Valeria, il nostro referente di Twitch. Questa roba qui è il gioco che più può essere nelle mie corde. Saido, quando giochi questo, immaginati di essere un cazzo che deve entrare in rientranze progressivamente più improbabili. Conoscendo il tuo setup mentale, stravinci in questo modo. No, ma questo proprio... sento che potrebbe essere quello che, nel quale più velocemente andiamo forti. Questo forse è il primo che vorrei provare. Sta roba. Un gioco dove bisogna raggiungere il prima possibile la fine del percorso e colpire un NPC o un pollo per superare il round. Va bene. La difficoltà sta ad esempio nel costruire ponti sospesi in velocità o planare con precisione cercando di evitare le trappole del percorso che ti fanno cadere di sotto. Quindi, ok, devi raggiungere il pollo, ma a volte magari devi fare un ponte, l'equatore di legno per arrivare al pollo, al suddetto pollo. Sawaf. Questo è consigliato seguire uno bravo, ma credo che ci siano dei tutorial comunque per ogni minigioco da parte di Marco. E poi c'è Dodgebolt, il finale. L'ultimo gioco. Si disputa solo tra le due squadre che hanno totalizzato il maggior numero di punti durante il torneo. In una piccola arena le due squadre si sparano con l'arco. Se un giocatore viene colpito è automaticamente eliminato. Mazza. È un'arena di Warcraft questa. Questa è bella. Questa è proprio brutale. Un'arena PvP e ci meniamo. Però dobbiamo arrivarci. Bisogna arrivare a secondi o primi. Fa vedere questo, questo sono curioso. Non mi sembra per niente l'arena. Sto facendo ancora il bingo. Forse dobbiamo... Sarà questo? Ah, ma gioca col personaggio visibile. Mi dà il mal di testa a guardarlo. Grazie Wusniff. Solo per vedere le frecce. Sì, ma lui non sta attaccando, sta tipo solo cercando di evitare gli altri. Sì, è palla avvelenata ma con l'arco, fichissimo.
Ah, non ha le ha finite. Ah no, le frecce non le hanno tutti. E l'arena si stringe. Mazza. E c'è la lava sotto. Ci sono due frecce e girano solo quelle. Quindi le puoi... cioè la puoi prendere poi e tirarla. Ecco, lo sta facendo, mi è chiaro. Mi è chiaro, mi è chiaro. E se la spari di sotto cosa succede? Respawna a caso? Bellissimo questo. Riappaiono. Non c'è pericolo, ok. Bene. E un'ora e mezzo di live è andata. L'altra oretta e mezzo la passiamo, direi, a allenarci a un minigame. Io so per Hole in the Wall. Intanto avvio il gioco. Intanto non vi tolgo più, eh. Ci siete, siete con me oggi. Vedili un po' tutti e ti diverti. Uno per volta. Intanto partiamo da Hole in the Wall. Sai con chi sei in squadra? Sì, ma ancora non posso rivelarlo. Allora, devo fare gioco così. Poi così. Urghi ha già detto che il parkour faceva morire da ridere, non puoi privarci di vederlo, ma sicuramente faremo anche parkour, signori. Ma cominciamo da Hole in the Cazzo. Purtroppo anche nel server privato non sono presenti tutti i giochi. Quale vogliamo provare? No, devo fare multigiocatore. Ecco. Questo è quello privato. E per il quale devi essere whitelistato per entrare. Questo è quello che ho usato prima con la prova, che è la MCC Island. Vogliamo vedere prima quello dedicato a noi? Per farci un attimo un'idea? Oddio, vedo parkour spiral, godo. Sì, sì, è tutta roba che mi ha fatto mettere Wargage. Perché How of Light? Me l'ha fatto mettere Warg. Non so perché, lo scopriremo con le altre slide. Oggi era introduzione dei minigiochi e prova di alcuni. Dai, vediamo quello vero. Sì. Ok. Ok, sono... È veramente la canna più devastante che il ricercatore si sia mai fatto. Ok. Premi tab. Ci sono solo io, va bene, ma tanto il minigioco parte lo stesso anche se sono da solo, no? Poi, dopo l'allenamento, magari andiamo nella MCC Island, dove ci sono tanti altri giocatori, per competere. E intanto ci alleniamo senza il casino, senza dover fare code e quant'altro. Ma questo? Che cazzo di canna mi sono fatto? Buffone immenso. C'è anche in nella gara dei tridenti. Ok, come si chiamava? Ace Race. Join game. No. Ok, sì. È il mio. Pensavo di potermi abbassare. Ma si può rompere?
Come funziona? Ah, ok, ok. Qui posso saltare, no? Go. Ok, ok. È buono. E qui che cazzo fa? Come cazzo si fa quello? Questa è la mia merda, ragazzi. Devo solo capire cosa cazzo vuole il gioco da me. No, non si può rompere. E allora quello come fai a farlo? È così in alto. Questo salti. Va bene, ok. Perché non salto? Non sto capendo qualcosa. Salti più in alto del normale. In realtà no. È il salto potenziato. Ah, sono nel minigame. Allora, qui entriamo nella porta. Fantastico. Qui stiamo fermi. E questo? Siete sicuri che io abbia il salto potenziato? A me non sembra. Penso che mi stia sfuggendo qualcosa. Di nuovo. Allora qui salti e va bene. Come se mi magnetizzasse il coso. Sì, ma salti due blocchi al massimo. Forse devo saltare prima? Perché mi attacca, tipo? No, continuo a appiccicarmi e a buttarmi giù. Vai in terza persona, proviamo. Vediamo se mi aiuta. Effettivamente è molto meglio. Ok. Più che altro perché vedi l'intero blocco. Ok. Adesso ho fatto il contrario, ma in terza persona mi rendo molto meglio conto degli spazi. Tanto poi ci puoi passare quando ti pare in prima. Però devi fare doppio passaggio? Sì, per qualche motivo è molto meglio. Ah, ok, 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 stiamo molto migliorando. Adesso stiamo capendo. Ah, fuck. Ok, 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 ok. Ci siamo. Solo destra e sinistra, in che senso? Ci arrivo? Sì, ci arrivo. Questo è easy. Buono. O dove? Ecco qua. Ah, sono un merda. Ancora. Stai al centro. Allora, qui si salta. Ora troppo. Salto più shift. Ah, interrompe il salto. Se no anche un saltino medio. Ah, così intendete. Capito. Proviamo. C'è il mio control. Beh, questo è facile. Vabbè, l'ho detto, sono un coglione. Join game. Così. Ci sta, proviamo. Questo, salto normale. Ok. Qui mi abbasso direttamente. Sì, ci sta. Qui salto e basta. Mi contate il record che facciamo? No, non ha funzionato questo control. Credo sia stato il nostro record. Ah, ma lo dice new personal best. 20, ah, 20, conta i secondi, fantastico. Va bene, 27 secondi, dobbiamo arrivare a un minuto. Recuperare anche dopo aver sbagliato un salto. Male. 16 secondi e merda. Lo dobbiamo fare multiplayer. Fermi, fermi. Prima bisogna fare bene allenandosi così. Ok. Forse premendo la barra spaziatrice il giusto ho capito come fare quel salto. Questo è easy. Buono. Ora? Ok. Oddio. Sì, ma non devo andare troppo avanti. Abbiamo fatto un nuovo personal. Se lo premi poco.
Dovresti riuscire a passare abbastanza. Oddio. No. Quindi nel mezzo continua a essere il problema più grosso. Chi glielo dice che nel gioco... Aspetta un attimo, un momento, chi glielo dice? Aspetta che mi ammazzo. Chi glielo dice che nel gioco solito i muri vengono da tutti i lati? Non ho capito. Cioè vengono anche da destra e sinistra? Ma se questo è l'allenamento, temo che a un certo punto arriverà. Questa è la versione easy. Ci sta, ci sta. Te sta di che stai giocando la modalità facile. Un attimo, ragazzi. Un attimo. Sì, sì. È facile, sei fortissimo, Knight of Camellia. Sei più potente. Però io ho giocato questo gioco per 5 minuti. Mi dai un attimo. Intanto capisco come saltare questa merda. No, era di là. Di nuovo. Eccolo, il bastardo. Oh, ancora. Secondo me la terza persona è più un debuff che altro. No, al contrario. Molto meglio. Però, innanzitutto, musica. Innanzitutto, musica. Devo capire come saltare in quello nel mezzo. Ora entriamo in mindset allenamento. Sì, va bene, Uto è sotto. Salto da covacciato, ci ho provato prima, ma vediamo. Oddio. Qualcosa forse ho capito. No. Di nuovo. Sì. Sì. Sì, sì, il salto da covacciato è effettivamente la play. Eccolo qua, oddio. Ok. Ah! 31. Personal best, di nuovo. Mi stavo emozionando, stava dicendo che stavano cominciando a aumentare le velocità. Facciamo una prova di nuovo. Bello, ok, ce l'abbiamo. Sì. Ok. Ok, è bellissimo questo gioco. Ok. Dai, godo. Ok. Dove? Ok. Però questo è difficile. Che cazzo ho fatto? Non so cosa cazzo ho fatto, ragazzi. Scusate, mi sono distratto. Ho fatto l'enigma delle tre porte. Non so cosa ho fatto. Okay. E questa? Ok, buono. Okay.
ancora. Allora, quelli bassi, cioè quelli col saltino piccolo, devono essere distanti uno da me quando salto, perché così poi ci passo in mezzo. Gli altri forse due. Cioè vedi, per questi salti quando sono distanti due. Merda, stavo saltando tardi. Fase 2. Se fa così, godo. Tardi quasi. Ok. Oh, porca puttana. Scusate il silenzio. In qualche modo. Ah! L'enigma. Quella è la mossa speciale, è la ulti del mio PG. Tipo ogni PG della sua avventura ha la sua ulti. Dai, ok. Ancora, ancora. E poi lo andiamo a fare contro altri player. Facciamo 2 minuti. Il potere della musica, non scherzo, veramente il potere della musica, raga. Con la musica mi concentro troppo meglio. Ancora. Vabbè. Cazzo. Questo è difficile. Ok. Però il principio è lo stesso. Ci passo. Lei sì. Esatto, era quel try. Troppo in avanti. Stavo facendo lo stesso errore di prima. Quando ci sono quelli da due devo indietreggiare, se no finisco di sotto. Mentre con questi si avanza volentieri. Ok, questa è un'altra strategia carina. Enigma. Fuck. Ancora. Ma veramente 116 minuti? Cos'è la leaderboard? Sì. Tra l'altro, questi sono alcuni dei giocatori, anzi 10 dei giocatori, e questo tizio ha fatto 116 minuti, noi ci siamo gasati per 1 minuto e 40, ma il decimo ha fatto 12 minuti, noi ne abbiamo fatti quasi 2 e stiamo traiando da 10 minuti. Ah, non sono europei? Quindi allora, questo forse è il server condiviso anche dall'America. Però Dream non mi pare che sia tra i partecipanti. E allora, facciamo così.
Dobbiamo puntare a 12 minuti, siete d'accordo? Intanto a 12 minuti. Benissimo. Qui abbassino vale. Va bene. Dai, 12 per questo tempo e ci siamo. Ancora 12, ottimo obiettivo, sono d'accordo. 12 vuol dire che questo minigioco lo possiamo scegliere. Devo timare bene il salto. Vedete che qui, essendo la wall speed ancora scarsa, e ora sto cominciando a riuscire a parlare e giocare contemporaneamente, io posso sbagliare il timing del salto accovacciato perché tanto ho un altro try. Quando i muri diventano più veloci? No. Quindi io devo imparare il timing giusto. Che è questo. Sento kchong e salto. Via. Ultimo try con questa musica, poi cambiamo. Di buono c'è che li vedo. Cioè vedo dove devo andare. Cazzo, mi stai mato male. Devo abituarmi alla velocità raddoppiata. Peccato che non si possa provare dalla velocità doppia, perché a questa velocità più o meno ci sono. Che cazzo ha fatto? A questa velocità più o meno ci sono. Lasciatemi cucinare, bravo. Vedete che l'ho sbagliato adesso il timing. Ok. Qui? Così passo? Sì. Dai, 10 minuti fa morivamo al primo blocco senza capirci un cazzo. Più o meno. L'ho visto tardi questo. Ancora. L'ho visto molto tardi. Qui ho proprio sbagliato quello che pensavo di non sbagliare. La prima volta che lo sbaglio, però vabbè. Cazzo ho fatto, non lo so, vi stavo leggendo e ho scritto di me, cioè ho pigiato di merda. Anche un minuto fa, verissimo. Ah, sono saltato, pensavo di essere morto. Ok. Ma che cazzo, mi stavo leggendo come un coglione e non ho guardato dove sta. Che mi scoccia stare zitto e non leggervi. Lo so, semplice distrazione, avete ragione, però
Durante il try non vi devo leggere, se no è un casino. Niente, sono quei try. Però è content. È vero, effettivamente è content, immagino, guardarmi provare. Ok. Che cazzo ho fatto, non si sa. Ma comunque è un errore, non va bene. Non so cosa sia successo, ragazzi, qua. Focus. Sto perdendo il focus. Dobbiamo arrivare almeno a 3 minuti ora. In questo try si fanno 3 minuti, dai. Questo è il try dei 3 minuti, basta. Imparato a fare il salto nel cubetto. Ancora. 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 Non capisco cosa stia succedendo a quelle ringhiere. Prima le passavo e ora no. Andavo in avanti anche. Ah sì, forse è quello. Andavo in avanti. Forse con le ringhiere bisogna andare in avanti. Push to the fucking limit, porca di quella puttana. Quando diventa così veloce, quello mi fotte. Quando diventa così veloce, quel salto lì mi fotte. Vuol dire che ancora non l'abbiamo masterato. No, cioè voglio fare degli esperimenti ora. Perché è evidente che non sia possibile. Farlo all'ultimo secondo quando il muro diventa veloce. Quindi devo capire cosa fare. Dove? Wow. Ok. Ok. Minchia, questo era tostissimo. Questo era veramente tosto, sto muro. L'enigma, sì, non vi preoccupate. Questo devo semplicemente andare in avanti, mi sa. Sì.
brutto. 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 Brutti. Deve farmi switch il cervello su quei salti. Sono ancora troppo poco. Vaffanculo. Ancora troppo poco consistent. Brutto anche questo. Ancora. Per i buchi in alto, prova a saltare quando gli slime block raggiungono la piattaforma e scendi appena ci stanno sopra, così recuperi secondi importanti. Non ho capito. Spesso salti troppo presto, devi stare un po' più lontano dagli ostacoli. Devo capire più che altro perché sbaglio. Vabbè. Perché sbaglio quelli piccoli? Vabbè, giusto così. Quello era da saltare normale. Ancora. Ragazzi, cioè il primo ha fatto 116. Dobbiamo sentirci delle merde e puntare a lui. E continua. Non si può saltare meno, no? Non è possibile. C'è qualcosa che sbaglio e lo capirò. Una skin meno grassa. Cazzo, mi leggo mentre salto. Buono. Questo così? Ma questo non l'ho proprio capito, raga. Quando fa così il muro. Questo lo devo capire. Prova a saltare in anticipo. Va bene, proviamo a anticipare un po' il salto di quelli difficili. Questo si abbassa. No, no, in prima persona non mi ci trovo proprio. Al pelo. Come un boss di un Souls, a un certo punto ti deve venire distinto, non ve lo so spiegare. Prima mi ha già magnetizzato, prima devo saltare, prima. Salti troppo tardi, sono d'accordo, Darky.
Eccolo quello bastardo. Non so cosa devo fare qui. L'ho fatto solo una volta a culo. Lì cosa devo fare, amici? Che salto è quello? Ma io posso shiftare. Ah, io posso shiftare mentre salto. Interessante. Eccolo. Ok, così. Ah, mi volevo allenare con questo. Benissimo. Almeno l'abbiamo capito. Io posso shiftare dopo aver saltato. È un'ottima cosa. Ok, al pelo però. Forse è stato più veloce. Oh, e dai! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché quello lì a volte va e a volte no? Un porco spiftalf stoshn. Capisco cosa sbaglio. No, stavo camminando come un bastardo. Sto facendo apposta quelli più difficili per allenarmi su loro. E qui l'ho sbagliato. Sei largo da... Fai F3 più B. Oddio, no, per carità di Dio. No, no, no. Dopo mi sarà utile, presto, adesso è una cosa in più che mi fotte gli occhi. Sono le hitbox sicuramente, ma mi fottono gli occhi. Ok, concentrato adesso, focus. È questo. Devo masterare sto movimento. Me la sono resa overly complicated perché volevo provare una cosa. Non penso che sia necessario allontanare il foglio. Poi devo decrauciare perché altrimenti... Vabbè. Va bene, va bene. Dove lo trovo? Tre fattibile e 12 buonanotte. Jolly Roger, calma le tue tettine. Nel menu prima. Calma le tue tettine. Piano piano. Tre fattibile oggi. E da qui al 28, 12 è fattibile. Dietro. Ah, è qua. Fantastico. Proviamo un po'.
Ma non credo aiuterà più di un tot. Anzi, vediamo, dai. Lampeggiate, bastardi, mi fate venire una crisi epilettica. Mi dà fastidio così. Non cambiamo troppe cose tutte insieme o mi rincoglionisco. Avevi FPS lockati a 60. Stavo pensando uguale. Troppe cose. Ok. Illimitato. Vai. Adesso focus. Cioè, secondo me c'è un momento degli allenamenti, di tutte le cose, in cui non devi pensare che il problema è il setup, ma sei tu. Se no continui a cambiare il setup, le visual cue delle cose che devi imparare continuano a cambiare e non risolvi niente. Il problema sono io ora, non è gli FPS, non è la Madonna. Il problema sono le mie mani e la mia testa ora. E boh, non me lo meritavo, ma fine. Buono, questo buono. Questo buono. Perché? Forse deve diventare più veloce dopo. Troppo presto, vabbè. Troppo presto. Troppo presto. Ancora. Vai, facciamo una prova così. Mi accontento, ma tornerò poi in prima persona, in terza persona. Meglio terza perché hai più visione degli spazi occupati da te e dal resto, secondo me. Ops, ho sbagliato. Vado proprio in più.
Però vedete che mi faccio spingere, non devo, perché quando andrà più veloce mi inculerà. Fallen Destiny, ragazzi, è il nome della canzone. Un minuto più o meno lo facciamo quasi sempre. Però non deve essere un minuto. Dobbiamo portare sta consistency a 3. Capuscia. Dai, ho capito delle cose. Ho capito che per fare i salti nei buchetti devo saltare a maiale sullo slime, abbassarmi e trascinarmi mentre lo slime mi fa colare dentro il buco. Ho capito una cosa molto importante. E siamo a 2 minuti, signori, eh? Eri max speed dopo 2 minuti. Buono, buono, buonissima. Buonissima notizia questa. Vuol dire che da quel momento in poi ci dovremo allenare solo su quella speed. Buono. Quindi la consistency per allenarci decentemente a sto minigioco la dobbiamo portare a 2. Dobbiamo raddoppiare la nostra consistency. Se tu fai così, poi ti lasci cadere. Ti spiacci che poi t'abbassi. Ti spiacci che poi t'abbassi. Piacci che poi t'abbassi, però non ingrifandoti troppo, perché sennò. Oh, ste cazzo di ringhiere. Porco. Ste cazzo di ringhiere sono un terno all'otto. Mo che cazzo di problema c'aveva questa? Beh, va a capire. Di nuovo, di nuovo. Troppo presto, si vede. Fa male il mignolo. Ora proviamo un PvP di questo, però. Appena raggiunge... Ai 3 minuti sblocchiamo il PvP match. Faccio troppo presto per voler fare quella roba, perché sto pensando alla velocità dopo. Non so se mi spiego. Ma lo facciamo nell'altro server, Marco. Dopo qui non c'è nell'island. Questo, intendevo quello. Sono pronto a ridere per il PvP. Pure io. Ok, non devo anticipare. Vabbè, dai. Sono troppo rilassato. Thank you.
Sono uno stronzo. Sai, da non prenderti male per come andrà il PvP, raga. Ma ancora ste cose mi dovete dire. Lo so benissimo che ci sarà gente che mi incula, tranquilli. I know that. Until we inculeremo. Succhio i cazzi. Se sto inscimmiato, ragazzi. Ci arrivo con 40 ore di allenamento su sto minigame. Sì, sì, intendevo sempre questo cazzo nel culo. Mamma mia, intendevo sempre questa modalità. Come PvP intendo. Porco Daskalaf del Bodo Logo. Do slow pop. Sta roba da. Sta palanfoc. La cazzo di porta sospesa per aria sarà la mia morte di merda ogni volta. Ancora. Ma se io saltassi proprio direttamente normale e poi crouchassi? Troppo tardi. Proviamo quest'altra modalità. No, non funziona. Ok. Questo è abbastanza comodo, no? Non penso sia quello il punto. È proprio una questione di timing, di riflessi. È questa, mo vediamo come mi incula sto giro, eh. No, non ho mai curato, è vero. Mi scoccia non capire il timing di quello. No, Wargage, mi sa che è proprio il contrario invece. Prima ci sono riuscito a fare 2 minuti. Non perché ci saltavo dentro, ma perché mi appiccicavo allo slime e poi crouchavo. Non è consistent però nella mia testa. Hai visto? Vabbè, ma ho fatto il coglione, non mi ero indeciso su cosa fare, non ho fatto niente. Cioè, è questo, tupa. Vedi, ci passi dentro così. Ma lo slime non dovresti toccarlo. In che senso? Cioè, contro le regole?
Ma stasera proviamo solo questo. No, li proviamo tutti e 16, così ci alleniamo, ma male. Io penso di aver capito anche com'è consistente sta cosa, ma non so se vale. Cioè non so se si può fare. Se tu fai salto crouch mentre c'è una... La enigma. Oh merda. Wow. In qualche modo. Sto tutto cagato. A provarci in PvP. Dai, voglio provarmi in PvP. Abbassarti a terra non è un bug inteso. Ok, perfetto, buono. Andiamo a fare il PvP. Che credo abbia la sua musica. Vedi che lo trovo. Ho volendo uno, eccolo là. Si vince primo try? Non credo, perché pensate quanta gente nel mondo è a livello di quei 40 creator. Cioè saranno tutti dei 116 minuters. Però vediamo se c'è musica originale. Vai, siamo in coda. Sì, all. Ok, c'è molta più roba. E dove, da dove... Ah. Ma il TwitchCon sarà così o come prima? Altra, si è disintegrata. Non capisco. Perché non arrivano? Che cazzo è successo? E perché? Cos'è sta cosa? Non c'era nell'allenamento. Ci sono i buchi. Ma che minchiata. Ma cosa serve allenarsi se non ci sono tutte le feature del minigioco? Scusa, eh. Vai, di nuovo in coda. Non ultimo. Sì, ma... Cioè, davo per scontato che il problema fossero... Ah, c'è anche i pistoni. Vediamo un po'. Ah, ecco, quella che roba è. Però bisognerebbe capire se è come prima o come questo.
Ah minchia, ci sono anche i demoni lux. Panico. Quindi poi ti può ammazzare anche il mostro, ok, mi è chiaro. Leggi Marco, non riesco adesso. Se puoi riscrivere dopo Marco, ti leggo. Ci sono dei buchi lì. Ti picchio. Mi è chiaro, mi è chiaro. C'è anche Matteo Galaxy 92. La mappa cambia, attento. Cioè, cambiano i buchi? Vabbè, a saltare almeno abbiamo imparato. Però stavamo volando di nuovo di sotto, perché dobbiamo anche capire dove possiamo saltare. Cazzo, ma Dio. Stavo aspettando quell'altro. Però allora conviene allenarci a questo. Cioè, una volta che abbiamo capito la fisica del minigioco, conviene allenarci qua, perché altrimenti non impariamo niente del minigioco. È troppo diverso. Non ultimo, ma qui bisogna vincere il game, dai. O almeno provarci. Oddio, c'è Gorski. C'è anche Singalek. Le basi le hai imparate di là? Sì, mi sa che allora l'altra modalità serve a imparare le basi e il minigioco, però poi ce lo dobbiamo giocare qui. Questo è il real. È the real deal. E poi vado piano perché c'è la merda. Ora vediamo quale è vero e quale no. Questo sta avanzando, quindi è lui. Io mi metto qua sotto, 4-4 e godo. Cos'è questo rumore? Oddio! Oddio! Sono vivo. Oddio, che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Cos'è punto esclamativo? Ok. Va bene. Eggs. In che senso? Eggs. Cosa mi combinano le eggs? Va bene, il salto della quaglia, eccolo qua. Ci siamo. Ok, penso che ti interruptino il salto. Quale dei due va avanti? Quale dei due va avanti? Ok, sono pronto, sono carico. Cianca, pam 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 pam. Ok, ce l'ho. Ancora delle uova. Più muri, ok. Godo. Che Fall Guys fa schifo. Cazzo! Era da abbassare. Un fingardo qui. Infingardo quello, però già meglio. Ancora bello però così. Punto esclamativo, blocchi in procinto di sparire. Ok, chiaro. Quinto buono. Beh, sicuramente, però dobbiamo puntare a vincere. Grande Gorski. I fastidi nel torneo non ci sono. Cioè, non ci sono i egg e quant'altro? Il gioco è come questo? Non posso tabbare, ragazzi, purtroppo. Ok. Ah, un enorme buco al centro e fa molta paura. Ok, due muri. Il legit è lui. Basta star fermi qua e si gode. Dopodiché qui si traucia alla grande. E cazzo, oddio, super speed. Anch'io faccio così, bro. Io qua salto.
Io qua Crouch. Controlliamo non ci siano altri muri. Io qua me la giumpo. Oh no, legs. Ma Gorski è andato? Chiato il volo? Mi sa di sì. Secondo me per il 28 arriveremo a un bel livello. Comunque abbiamo appena cominciato oggi con un'oretta e 20 di allenamento su questo gioco e porco il... Ok, stanno per andare via i cazzi. E le fiche invece sono rimaste. È finto, è vero. Siamo nel mezzo. Chong 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 chong. Che culo. Oddio, Ricky! Ricky, salvami tu. Però non rompere il cazzo, zombie di merda. Non capisco niente. Ho la nausea. Ho la motion sickness. Ragazzi, non ho capito niente, scusate. Terzo. Si migliora. Cioè, mi stava seriamente dando motion sickness quella roba. Abbiamo preso 390 gold, godo. Grande Matteo Galaxy, grande Cianchetto. Ah, ma siamo tra di noi praticamente. Godo, godo, godo. No, no, no. No. Wewa, wewa. Wewa di nuovo. Oh. Squewa. Ok, godo. Ancora un altro paio di game ce li facciamo. Dai, dai. Grande Cianchetto. Ci siamo. Anche la stringa. Godo, godo, bravi, alleniamoci, alleniamoci. Tutti insieme. Vediamoci prima a pugni. Non so quanti di voi sono della live e quanti no, ma intanto io vi piglio a pugni. Secondo me è incredibilmente più fico e tecnico di Fall Guys. Come... Cosa cazzo è quella roba nel mezzo? Non me ne preoccupo. Seghe, 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 seghe. Dopo poi mi prendo una pausa per leggere cosa diceva... La neva, vaffanculo però. Fastidio sti mostri di merda. Di nuovo. Cosa diceva? Riscrivi Marco per favore il commento intanto che son coda. Rip. È andata. Sti mostri sono proprio fastidiosi. Se mi butto ora posso cadere? No. Il gioco nell'evento ha i muri che arrivano da tutte le direzioni, anche in quelli la base è fatta così con i buchi che cambia man mano che si va avanti. Ci sono anche dei muri finti che servono a distrarti. In questo serve, però ci sono anche dei fattori disturbanti che... Oh, godo! Guarda, stavo per dire, la cosa che non mi piace di questo minigame, i mostri a cazzo, non c'entrano niente con la challenge. Creano un fattore quasi randomico in una challenge super tecnica. Godo. Però se impariamo a giocare con i disturbi, va bene, non vedo problemi. Qui, salto di lato! Madonna, sono quasi morto. Ok, qual è quello vero? Lui. Siamo già dimezzati? Stavo dormendo. Con
convinto che per forza dovesse arrivare da quella. Ecco l'elemento. Spero sia questo quello vero. Godo. No, ma come? Ma succhia un cazzo. Ero convinto di passarci nel mezzo. Sei pro, non le noti neanche. Sì, ma succhio le palle, raga. Stavo storto. Sì, sì, no, era colpa mia. No, ragazzi, uno si deve vincere, eh. Non si può andare a letto. Perdo a guardare gli avatar della gente, non guardo muri. Sono nel chilling, raga, sono nel chilling. Sono nel chilling. Possono rompere? No. Sono nel chilling. Quella è la parte random proprio. No, i blasti! Quale dei due? Ok, lui, buono. Quello facile, in teoria. Ok, sta accadendo dello smegma. Io lo posso anche accettare. Qua super speed fa sempre parte di un fattore disturbante. È brutto però super speed così. Oh cazzo. Anche le ragnatele, rottura di cazzo. Ancora. È un po' ingiusto, sì, sono d'accordo. Ma in generale proprio ste ragnatele. Tutti extra. Anche lo smegma che cadeva da sopra. Ragnatele, smegma, tutto ok. Però i buchi, sì, come diceva Marco, fanno parte. Facciamo quello dell'MCC. E come si fa? Non penso ci sia la MCC mod. C'è Gabbo di Gabbix. Ma è tipo un alfabeto. Guardate, sta scrivendo cose la divinità con queste melme. Due hanno preso il volo. Ma sta veramente scrivendo cose. Ho scritto sì. Cazzo. Ho scritto porno. E sì, è finalmente partito. I salti sono molto più facili in realtà nella vera mod rispetto a quella dell'allenamento, sapete?
Hanno molti meno mezzi salti. Che cazzo fanno questi con le danni? Puoi tipo grabbare la gente. Figo. Ok, l'ho detto. Bene, questo non è un mezzo salto in verità. E io l'ho pure sbagliato perché picchio le palle. Serviva saltare, non me ne sono accorto allora. Il server è stato invaso, godo. Dai, dai, giro di pugnette di gruppo. Traggono le lettere. Ecco appunto. C'è scritto pop. Se stare nel mezzo è la cosa più intelligente. No, i ricchi. Ancora praticamente tutti vivi. Eggs. Beh, eggs mi sembra la cosa meno pericolosa, sinceramente. Controlliamo bene tutto quello che arriva, non c'è altro, quindi bella. Controllo, controllo. Oh, merda. Ok, buono. Però mezzo salto. Chicken tornado. Oh mio Dio. Buono, abbiamo fatto un bel salvataggio. Cerchiamo di tornare in mezzo. Ok, buonissimo qui. Attenzione al buco. Adesso è un panico, adesso è un panico. Spero sia il muro vero perché non ne ho visti altri. Benissimo. Ok. Oddio, che cazzo è? Ma la smette sto gioco di aggiungere cazzi nuovi. Ma Cristo! Ma c'è sempre una nuova! Ma fammi giocare! Ma che cazzo era? Dai la patata a qualcuno. Ma io che cazzo ne so? Avevi la patata bollente, che quindi la patata bollente Marco non fa parte dell'MCC, vero? Sì, ma io non stavo guardando cosa succedeva al mio avatar, guardavo l'ambiente per non morire. Cianchetto, vaffanculo. No, no, fate bene, scherzi a parte. Usate tutte le meccaniche che ci sono, sì, le impariamo, metti che le mettono lì. Buono. Si torna nel mezzo. Ricky. Intanto ci leviamo dal caso. Tra quello vero? È anche l'unico. Dio mio. Sto fermo. Ok. Ci sono tanti più casi in cui bisogna stare fermi in quello vero. Di nuovo super speed. Dai che se lo impariamo così. Per me è top. Qui bastava anche stare abbassati. Ma che cazzo?
Ok, l'enigma. No! Quarti. Se cazzo è ragnatele. Ti stai divertendo? Mi piace un casino. Sì, mi piacerebbe di più senza gli effetti randomici. Le distrazioni non ci sono nell'evento, ma i modi sono più difficili. Peccato però che non ci si possa allenare decentemente, cioè con una cosa simile. Sì, le ragnatele sono proprio bastarde, perché quando le pigli sei morto. Che cazzo è successo? Qual è il vero muro? Fortunatamente c'è questo segnale acustico che ti aiuta a capire se il muro è falso. Se senti rumore e il muro è fermo, è quello sbagliato. Sono dei cazzi, ragazzi, dei cazzi di... attiramento. Sì, sì, è l'N del no. Matrix, che cazzo è? Oh, bravi, siamo ancora tutti, eh? Detto. Qual è quello vero? È lui. Ton 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 ton. Guarda, cazzo di sfondamento. Ma che cazzo? Ma che cazzo è? Ma vaffanculo. One punch, oddio. Come funziona? Beh, mi levo dai coglioni. Sto lontano da tutto. Oddio, che è? Che è sta roba? Che succede? Ma la volete smettere di rompere il cazzo, mob di merda? Ancora. Ultimo, ragazzi, che sono il 25. Poi c'è di tutti, i pugni, le frecce ti fanno volare. Ah, ok, Marco dice che è parte della loro idea il fatto che non puoi provarli esattamente come sono. Fra, mi toglie una curiosità, come si sente a perdere sempre? Me lo devi te, Gonfrix, mi te lo devo dire io. Vedi, Gonfrix, che mi fai fare. Fai distrarre. Pezzo di merda. Fai distrarre. E poi succede questo. Devo leggere, che finisce sempre così quando ti leggo. Schifoso. No, non ho curiosità di guardare gli altri giochi ora. Il focus su questo mi piace. Anche io ti voglio bene, Gonfrix, però fai schifo. Logga Tekken, Gonfrix, logga Tekken. Hai anche baffato Paul. Lasciate la vera distruzione. Facciamo così. Poi così. Thank you.
pronto a morire dagli zombie. Cosa cazzo è questo? Questo è nuovo? Immagino che adesso mi cagherò addosso o qualcosa di simile. Cioè, per aspettare l'effetto che si è rivelato essere assolutamente niente, sono morto. È quel momento in cui si prendono le palle in faccia. Prima o poi li avremo visti tutti. E finirà il problema. Basta, questo si vince. Ma il pro là sopra che salta? E fa la six strat di saltare sul coso? Queste cazzo di uova di merda. Era finita. Ancora eggs. Ah, però stavolta ci arrivano dagli stronzi. Questi sono dei bei cazzi, eh. Oddio mio. Cioè, ma te ti rendi conto che quel merda era lì e non mi ha fatto saltare. E di là c'erano le ragnatele. Perché rischiare di saltare? Perché là c'erano le ragnatele, Gianni. E perché mi devo allenare a saltare. Se no, poi penserò che all'MCC di Rotterdam devo solo trovare il buco. Niente scuse, sai, non ci sono le collezioni. Allora cosa è successo? Non... cioè, quando sono dentro le melme non hanno hitbox? Saltato male, ok.
qual è? Lui? Sì, è lui. Si è messa a piangere. Oddio. Ok. Se facessi così, godo. Ok. Come è andato? Ultima. Quasi, quasi, quasi. Oh, raga, siamo passati da non conoscere questo gioco a metterci le mani. La live è cominciata alle 9:30, ci alleniamo da 1:40. Sono molto soddisfatto. Tutto in sotto? Anzi, fatelo vincere, si sta. Si buttano di sotto tutto. Addosso, benissimo. Sandfall, che è lo smegma, che solitamente coincide con l'arrivo di un muro, quindi io farei così, poi muoio. No, non è vero, si poteva passare, godo. Dove? Non ho capito, ragazzi. Non ho visto dove. Di nuovo. Qua proprio colpa mia. Non ho visto dove. C'era sicuramente un buco e non l'ho visto. Abbassandomi. Non ho visto dove era il buco. Sì, ora è l'ultima, Ferdi. Ora è l'ultima. Dai, terzo di nuovo. Stiamo avvicinando. Abbiamo fatto secondo, terzo nel giro di 4 partite. Una l'abbiamo persa a merda perché è arrivato Gonfrix. Dai. Sipolev. Era uguale. Non l'ho visto. Uno è già caduto, non si sa come. Oh, sì. That doesn't cost null. Ma su quelli bassi un blocco non mi posso accucciare? O posso fare la enigma? Una prova.
quindi non so come avrei potuto farcela. Non l'ho visto probabilmente. Ma ragazzi, questo non era l'ultimo try, ho fatto veramente una prova. Cioè volevo capire se quello basso 1 ti permette di fare roba. Solo se sopra hanno lo slab, giusto, che è il pavimento delle case. Puoi enigmare solo quando c'è una slab, ha senso. Va bene, va bene. Ah, si vince questa, si va a letto, va bene? Dove vola di sotto? Qua direi. Safissimo. Ecco qua, come si perde, vai. E invece tiro un paio di cazzotti a scatolo. Oh no, lo smegma, no. Smegmastico. Okay. Io farei il salto bagalto così, godo. Quindi mettiamo un mezzo che ci permette di controllare la situa a tutto tondo. Qui posso farlo a bassino? Non so. Diciamo che sono un coglione perché ci ho pensato 47 minuti. Dio Cristo. Ho pensato, ma basso salto, ma basso salto, ma basso salto, ma basso salto. Intanto. Questa è la vera ultima, ragazzi. Ultima basta prova. No, qui non ho provato. Qui sono stato un coglione. Prima ho fatto una prova. Oddio, ma è il castello di Revlasta questo. Ok. Ripasso anche nel mezzo, guarda. Vai, guarda. Visto o no? Che roba. Ma c'è un viola qui, eh. C'è un viola. Springy shoes. Cazzo vuol dire che salto ancora di più? Scarpe a molla. Quanti bei cazzi. Triplice. Oh mio Dio. Pensavo lasciassero ragnatele. Siamo ancora tutti per ora. Ok. Oh mio Dio. Questa era una bella illusione. No, Fishing Rod. Bello che siamo ancora tutti. Ok. Ma io sono in chill. Ovviamente la sabbia mi casca in testa. Dio. Cioè dovevo solo sta fermo. Nel chilling.
Cioè, boh. Ultimissima. Questa è l'ultima. Grazie Ferdi, è la prima ultimissima questa. Questa è l'ultimissima. Non esiste fine, andremo avanti per sempre. Ora mi casca la sabbia in testa, di nuovo sdereno, raga. Qualcuno vuole una sega? Qualcuno vuole una sega? Oddio, gli slime vogliono una sega? Intanto io passo in mezzo così. Oh merda. Oddio. La mia nemica giurata, la sabbia. Io sto nel chilling. Sto nel chilling, raga. Sto tutto chillato. Sto tutto nel chilling. Sto nel chilling, raga. Sto chilladissimo. Madonna, sono chillato. Sono Francesco Cillurzo in questo. Ma è succellato! Guarda qua, c'è arrivato all'angolo addirittura! C'è totale! Bellissimo! C'è, è chilling! È chilling! Cillato! Ah! Questo c'è là! Tira le frecce, guarda la sega! Oddio, 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 oddio! Guarda niente! Qual è bello vero? Sto tutto chillato. Sto tutto chillato. Bello però, questo è stato bello. Ultimissimissima. Che scarso, andarsene senza un primo posto, sono d'accordo. Cosa sono, coglione? Non vi permettete di farmi vincere, vi ammazzo di botte. In game. Qualcuno vuole una sega? Sto chillato, raga. Tipo turbo tranquillo, eh. Un muro facile. Hot potato, oh no. No, no, te la do, te la posso dare? Ok, posso. Non ce l'ho io, credo. Thank you.
No, la motion sickness, no! La motion sickness, no! Certo. Certo. Stiamo migliorando parecchio. E ovviamente se becchiamo la motion sickness, allora non si capisce niente. Godo! 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 No, basta! Basta! Devo trovare riposo. Bene! Questo era il primo training di Minecraft. Amici, sono l'una. Sono l'una. Ok, allora. Questo primo minigioco l'abbiamo più o meno capito. Direi che me lo continuo in privato questo. Dalla prossima puntata un altro minigioco. Contando che alcuni me li dovrò giocare da solo. Prossimo lo scegliamo insieme in live. Però direi che abbiamo cominciato a capire un po' dove sta di casa. Io mi continuerò a allenare sia nel server quello singolo, in cui continuerò a cercare di fare 12 minuti, sia un po' di PvP qui per allenarmi sui muri che arrivano da quattro direzioni. Prossimo potremmo fare uno di quelli PvP proprio cattivi dove ci si mena. Cosa si prova a dire per la prima volta giocare off screen? È strano, sì. Quindi direi che next time ce ne andiamo a fare botte tipo, come che si chiama quello Fortnite? Il 30 giugno è l'MCC. 30 giugno. L'OG Fortnite, sì. Survival game, bravissimo. Io la prossima volta farei quello. Venerdì prossimo. Amici, scappo a letto. Outro, proprio schippo tutto. Sono l'una. Io domani devo fare un sacco di cose, devo partire, andare a trovare mamma. Troppe cose. Quindi, amici, buonanotte, grazie di esserci stati. Ci vediamo, mi sono divertito da morire, se non sarei rimasto 3 ore e 20. Ci vediamo domenica con Palworld il pomeriggio e la chess lock la sera. Buonanotte, fate i bravi. Ciao.